De Luca sulla sinistra, lascia dietro da Findlay. Findlay prova ancora la giocata dietro la gabbia, Brett Findlay, ma qua non lo ferma, il disco per Blunden! Mike Blunden! Il vantaggio del Bolzano! Grande giocata di Brett Findlay, che ha girato la gabbia e ha piazzato il park per il top scorer della Ebel e anche il top scorer della Champions League insieme a Marco Insam in questo momento. Frigo per Kuparinen, grande giocata, ancora Kuparinen, il disco sulla blu per Pippo Marchetti, a conclusione deviata, Luca Frigo! Proprio lui! Luca Frigo! Al rientro! E questo è un gol bellissimo e pieno di significato per il numero 93. Luca Frigo trova la rete nel 2-0. Ritorno col botto per il numero 93 e siamo davvero felici per lui. Davvero davvero felici, perché ha lavorato tantissimo per ritornare sul ghiaccio il prima possibile. Voleva giocarsi la Champions il prima possibile. L'ha fatto questa sera. Geiger per Findlay, Bolzano ancora che fa girare il pack, Brett Findlay dietro per Campbell, Campbell per la bomba in rete! Ancora lui! Ancora Mike Blunden! 3-0! E doppietta per Blunden, non è riuscito a trattenere Lewandowski e il Bolzano centra la rete del 3-0, ancora con Blunden. Pack recuperato però dal Bolzano con Micheli, che va da Campbell, Campbell, attenzione, un po' di spazio, Campbell, dall'altra parte per Insam! Marco Insam! 4-0, Bolzano, esattamente al giro di boa del match, 4-0! Grande azione qua, dormita difensiva del Tiki, discesa sulla sinistra di Campbell, pack per Insam, e non poteva mancare lui, quinto gol anche per Marco Insam, così come Mike Blunden in questa Champions League. Due gol in 4 contro 4 per il Bolzano, che adesso si prende il gol però. Dormita difensiva biancorossa. E Galant va a segnare la rete del 4-1. Radoslav Galant accorcia subito le distanze il Tiki, non dobbiamo farci assolutamente sorprendere. Kogut viene fermato, poi il pacchetto si impena, attenzione, resta lì e arriva il gol. Il gol del Tiki col numero 13, incredibile. Adesso bisogna svegliarsi però. Adesso bisogna svegliarsi subito, non possiamo assolutamente rischiare così tanto dopo che eravamo avanti per 4-0. Ufficio complicazioni affari semplici al paraonda. Cinque secondi ancora di inferiorità numerica per il Bolzano. Si fa sportellata davanti alla gabbia, rete. Rete del Tiki, incredibile. Accorcia ancora il Tiki. Da 4-0 a 4-3. Attenzione perché il Tiki ha recuperato adesso il quinto uomo sul ghiaccio, riparte in contropiede, l'arrivo di Morchio di Sicora, gol. Incredibile. Incredibile. Da 4-0 a 4-4, dopo un power play sprecato, arriva il gol del pareggio del Tiki. Pazzesco. Prova ad arrivarci anche Kuparinen, il pack in balaustra riconquistato da Frigo dietro la gabbia, Frigo dentro, rete! Matti Kuparinen! Matti Kuparinen! Bolzano ritrova il vantaggio, dai ragazzi! Dai ragazzi! Ancora 13 da giocare, torniamo davanti! Torniamo davanti, dai! Grande giocata di Frigo e il gol di Kuparinen, che si va a prendere il disco, cerca Petten, Petten però viene anticipato, va comunque a battagliare insieme a Luca Frigo in balaustra, si va a prendere il disco, Frigo, ancora Kuparinen, ancora Kuparinen, ancora sull'assist di Frigo, 6-4 del Bolzano, doppietta di Kuparinen a 9.40 e adesso
evitare di rilassarsi ancora, evitare di rilassarsi ancora, un pazzo Bolzano. Una pagina indelebile nella storia del Bolzano. Non eravamo mai riusciti a raggiungere un traguardo del genere. Il Bolzano è tra le migliori 16 squadre d'Europa, accede ai playoff della Champions Hockey League. Dopo una partita pazza, incredibile, che il Bolzano si era complicato da solo. Passiamo come secondi del girone dietro lo Skellet. È un momento quasi commovente da quanto è storico. È un momento incredibile. Bolzano batte Tichy 6-4. Siamo tra le migliori 16 squadre d'Europa. Bravi ragazzi. Bravi ragazzi anche per la reazione, per aver girato il momentum che era a favore dei polacchi. Bravi, bravi, bravi ragazzi.